un secondo. Che, anche perché ci tenevo che restasse Luca, perché poi voglio che faccia un giro sul parco nell'attesa. No, scherzo. Che cos'è? Il mio progetto che vorrei portare avanti è una cargo bike per cambiare un po' il nostro modo di vivere le città e trasportare cose, merci e fare cicloturismo in modo sostenibile. Wow! Per cui il vantaggio di questa bici è che tu puoi portare un bagaglio in sostanza. Puoi portare un bagaglio, puoi portare dei bimbi in sicurezza, sia sopra che sotto. Sotto ad esempio ci sta l'ovetto classico della macchina, ci sta giusto in misura. Hai detto puoi portare dei bimbi? Dei bambini, sì. Ma sotto lì lo metto? Allora, l'ovetto starebbe dove vedi adesso la valigia sotto. Sì. Altrimenti i bambini, ho già costruito, li ho lasciati a casa, dei seggiolini da... Ah, ok. Pensavo che il bambino lo mettessi lì sotto e lo agganciavo con le corde. Che non è male, a me piacerebbe farlo come test. Sotto quelli piccolini e sopra invece quelli un po' più grandi. Dopo, con l'ovetto della macchina, per comodità, visto che c'è già in commercio, sono già costruiti. Oppure con dei seggiolini ad hoc. Ancorati nel modo corretto. Figo. Nel pianale, cioè. E le due ruote davanti per dare stabilità, immagino. Per dare stabilità e rendere la guida veramente bella rispetto alle cargo che ci sono già in commercio. Questo ti permette di inclinare con una bici normale e, oh, wow, e sterza come una bici. Dopo è anche ammortizzata, quindi quando una ruota prende un'asperità tu sul manubrio non ne risenti e quindi ti permette di guidare comodamente. Ma c'è anche uno schermetto davanti, qualcosa? Questo è lo schermo del motore. Questa è una bici a pedalata assistita. Ah, wow! Infatti dicevo, sì, pesa il motore. Questa viaggia, cioè, secondo me se tu venissi a Brighton ne vendi uno spatafio, perché Brighton sul lungomare, cioè, ognuno ha tutti questi mezzi di locomozione.